il culto delle anime pezzentelle, che è il modo in cui a Napoli si declina questo regno intermedio che è il purgatorio, e lo strumento attraverso il quale Napoli manifesta la sua capacità di accoglienza anche rispetto a quello che sembra più radicalmente distante dai vivi, che sono i morti. Dal 29 ottobre al 2 novembre decine di luoghi cittadini accoglieranno Wanema, rassegna di iniziative culturali gratuite ispirate all'antico culto napoletano dei morti e delle anime del purgatorio. Aperture straordinarie anche serali per diversi luoghi ove è attestato il culto, fra cui gli ipogei delle chiese di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, di Santa Luciella ai Librai, dei Santi Cosma e Damiano, e poi scorrendo all'indietro nei secoli le catacombe di San Gennaro, l'ipogeo dei Cristallini, la necropoli ellenistica di Neapolis. Napoli è la capitale del culto dei morti ed è la capitale di un culto dei morti straordinaria, che non è un culto dei morti ombroso, è un culto dei morti fatto di vita, fatto di luce, fatto di fiamme, fatto di speranza, fatto di relazioni, e quindi noi dobbiamo riportare Napoli a essere la capitale delle relazioni, non soltanto diciamo delle relazioni in orizzontale ma anche delle relazioni in verticale. Ci siamo venuti a fare la sorpresa, Giovanna D'Arco. No, a fuoco! In programma anche spettacoli teatrali e musicali, fra cui Pitecus di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, uno spettacolo di Guarattelle sulla Divina Commedia, alcuni concerti della Pietà dei Turchini, fino alla cabala napoletana raccontata da Amedeo Colella. Al cinema modernissimo una rassegna notturna proporrà film sul tema della morte in chiave comica, scaramantica o grottesca. Il calendario completo delle iniziative su comune.napoli.it. Questo dialogo tra i vivi e i morti a Napoli è fortissimo, ha radici non soltanto nella tradizione popolare religiosa, ma ha radici fortissime due dei nomi tutelari della cultura napoletana, come Virgilio, che a Napoli ha tracce pressanti, e Leopardi, che a Napoli ha tracce altrettanto forti, ci hanno consegnato alcuni straordinari dialoghi con i morti che sembrano in qualche modo degli archetipi culturali dai quali è discesa questa ricca tradizione. La Napoli degli altri vivi, il culto dei morti, ci teniamo a sottolinearlo in un weekend che troppo spesso viene considerato solo il weekend di Halloween. È un'iniziativa che si inserisce pienamente e si integra nel quadro delle manifestazioni che organizzeremo per questo, diciamo, autunno e fino poi all'inizio delle feste natalizie.